Simagis si trova a pochi chilometri da Oristano, nella zona del Campidano Maggiore. Il territorio si affaccia sulla riva sinistra del più importante affluente del Tirso, il Rio Sant'Elena. Originariamente, la zona era in gran parte paludosa a causa dei ristagni d'acqua dovuti alle piene del fiume. Oggi, nonostante le opere di bonifica, resta una delle zone più fertili e adatte all'agricoltura di tutta la Sardegna. Il territorio di Simagis fa parte della fertile valle del Tirso. Qui sono stati ritrovati diversi manufatti e statuette raffiguranti la Dea Madre, a testimonianza della frequentazione del territorio fin dalla preistoria. Nel centro del paese troviamo il Monte Frumentario, o Monte Granatico, un edificio che risale ai primi dell'Ottocento. Questo era il luogo in cui i contadini accumulavano una parte del grano raccolto per poterlo distribuire gratuitamente ai poveri o per rivenderlo come semenza a coloro che desideravano iniziare una nuova coltivazione. La parte bassa dell'edificio fu costruita in pietra, mentre la parte superiore della muratura fu realizzata con l'antica tecnica dei mattoni a crudo, creati con un impasto di acqua di argilla e paglia e lasciati essiccare al sole. Questo tipo di mattoni prende il nome di ladiri. Nel territorio di Simagis troviamo anche l'importante frazione di San Vero Congius. Questa è la zona nata nel secolo scorso, intorno agli anni 30. Fu costruita per la necessità di spostare la popolazione dalla zona più antica, posta a rischio di sommersione a seguito della costruzione della diga di Santa Chiara. San Vero Congius comprende anche la zona dell'antico sito, dove troviamo la chiesetta costruita in epoca bizantina, dedicata a San Teodoro. Adiacente al piccolo tempio troviamo l'antica chiesa di San Vero Congius, dedicata a San Nicola di Mira. Di questo monumento, restaurato sicuramente più volte nel corso dei secoli, rimane ancora in piedi la parte absidale, rivolta ad est, affiancata da due nicchie laterali e parte del campanile. Secondo alcuni studiosi, questi simboli raffiguranti una zampa d'oca, scolpiti su diverse pietre, metterebbero la chiesa di San Nicola di Mira in relazione con l'antico ordine dei Cavalieri Templari, notevolmente diffuso in tutta la Sardegna. Secondo alcune fonti, il nome Simagis sarebbe direttamente collegato alla figura di San Simaco Papa. Eletto al soglio pontificio il 22 novembre del 498. La sua elezione fu appoggiata anche dai senatori di Roma. La chiesa parrocchiale a lui dedicata risale al 1833 e fu eretta dove la tradizione vuole fosse la casa paterna del santo. L'edificio presenta una facciata ad imitazione dello stile neoclassico, sormontata da un timpano centrale. La costruzione è realizzata in arenaria e mattoni rossi, mentre le fondamenta sono in pietra.
I primi anni del pontificato di Simmaco furono scossi dallo scisma d'Oriente. In contemporanea al suo pontificato, infatti, i sostenitori bizantini elessero l'antipapa Lorenzo. Fu il re ostrogoto Teodorico il Grande a confermare Simmaco quale capo universale della Chiesa. Negli ultimi anni di vita, Simmaco si dedicò a consolidare i beni ecclesiastici e alla difesa dei sostenitori delle dottrine ufficiali della Chiesa da lui guidata. Secondo alcuni, a Papa Simmaco si deve il primo utilizzo della corona d'oro, posta alla base della tiara papale. Costruì inoltre diverse chiese a Roma e adornò la chiesa di San Pietro. Morì nel 514. A Simmagis si celebrano in suo onore due feste patronali. La prima, quella invernale, l'ultima domenica di gennaio, e la seconda, il 19 luglio. Simmagis è famosa anche per la coltivazione del riso e per quella dei carciofi di Sardegna.